Dallo scorso luglio, Mauro Icardi non sembra trovare pace dopo la separazione da Wanda Nara. Approfittando della pausa nel campionato turco, dove milita con il Galatasaray, l'attaccante è volato in Argentina, forse per cercare di riallacciare i rapporti con la sua ex moglie. Il calciatore ha trovato un nuovo amico, un piccolo bassotto, che potrebbe giocare un ruolo nella sua riconciliazione. Mauro Icardi. Messaggio velato per Wanda Nara. Durante la sua permanenza a Buenos Aires, Icardi ha passato del tempo con i suoi figli e ha anche accolto un nuovo membro della famiglia, un adorabile cucciolo di bassotto arlecchino. Su Instagram, ha condiviso diverse immagini del cagnolino, accompagnate da un messaggio significativo: i cani percepiscono l'amore nel cuore, non nelle parole. Molti hanno visto in queste parole un chiaro messaggio rivolto a Wanda Nara. Inoltre, nelle storie Instagram del calciatore, è apparsa proprio Wanda, sdraiata sul suo letto. Questo ha fatto pensare a un possibile riavvicinamento tra i due, forse un tentativo di chiarire e risolvere i problemi che li hanno separati, con la speranza di tornare più forti di prima. Wanda Nara e la battaglia contro la malattia. Nel frattempo, Wanda Nara ha parlato apertamente della sua lotta contro la leucemia in un'intervista rilasciata al giornale argentino Clarín. Ha raccontato come questa malattia la costringa a sottoporsi a cure per tutta la vita. Sto bene, ma sono in cura a vita. Quello che mi ha ferito di più è quando hanno insinuato che stessi speculando sulla mia malattia, è stato doloroso. Non avrei mai voluto che si sapesse. Wanda ha inoltre espresso il suo rammarico per non aver potuto spiegare la situazione ai suoi figli direttamente. Il momento più difficile è stato quando mia sorella Zaira mi ha avvisato di un messaggio terribile di mio figlio Valentino. Mi si è spezzato il cuore. Era chiuso in camera, non mangiava e non voleva uscire. È stato devastante. Mentre la situazione personale e familiare di Mauro Icardi e Wanda Nara sembra complicata, il futuro dei due rimane incerto, con l'amore e la speranza forse ancora in gioco.